Siamo a poche ore, anzi a pochi minuti dall'inizio della finale della 66ª edizione del Festival di Sanremo e naturalmente adesso gli occhi non sono più alle polemiche, non sono più alle strategie, non sono più a quello che è successo in questi giorni, ma sono rivolti a quel podio, a quello che succederà ora e a come sarà composto questo podio, i primi tre. Ecco, noi invece vogliamo andare ancora più avanti, ancora oltre il podio e vedere cosa succederà a partire da domani in poi. Quindi diamo per scontato il successo di questa edizione, diamo per scontati anche i vincitori, anche se non sappiamo ancora quali possano essere, ma pensiamo al proseguo di questo festival, cioè a quello che si deciderà, a quello che si penserà da domani in poi. La mia impressione, non soltanto come appassionato e addetti ai lavori, ma anche come sostenitore del Festival di Sanremo, io sono qua per la 41ª volta, quindi bene o male qualcosa avrò imparato. Ecco, la mia impressione è che questo festival dovrebbe guardare con più attenzione altri generi musicali, perché è come se ci fosse un doppio crinale nella musica oggi in Italia. C'è la cosiddetta musica televisiva, che è quella che vede in questa settimana la sua grande espansione e il successo straordinario, unitamente alla musica dei talent, che è sempre musica televisiva, che ha dei canoni. Per questo io la definisco musica televisiva, perché è prima televisione e poi, forse, semmai, musica. Ma diciamo musica televisiva, poi c'è tutto il resto, poi c'è la musica che non approda assolutamente in TV, che è quella che vive e che batte nei piccoli club, nelle etichette indipendenti, nei festival minori. Ecco, io credo che il Festival di Sanremo dovrebbe guardare con più attenzione a tutto questo. Come? In che modo? Beh, per esempio facendo delle selezioni, non soltanto basandosi su un CD o su un PDF o su qualcosa di liquido, ma inviando degli inviati a vedere quello che succede. Dico questo perché la musica ha anche una spettacolarità, ha anche un effetto palco, che è il grande trascurato dai talent, e quindi si deve vedere, quindi non basta ricevere materiale e giudicarlo. Quindi io predico questo, consiglio questo, cioè di svolgere un'azione puntiforme sui luoghi dove la musica batte, che possono essere luoghi centrali, Milano, Roma, così, ma anche quelli dei piccoli centri, dove magari c'è energia, dove magari c'è anche creatività, che però fatica a uscire fuori, qualche volta un produttore non basta. Ecco, questo potrebbe essere già un buon viatico. E poi dare spazio a questi generi, ma ovviamente con la radiofonia, che è l'altra grande colpevole della scarsa diffusione di questa musica minore. Perché? Beh, perché la radiofonia ha degli slogan precisi, no? 100% successi, beh, ma va bene, vediamo cosa c'è dietro a questi 100% successi, no? Cerchiamo in grado di metterci nelle condizioni di creare i nuovi 100% successi, e questo, a cui mi riferivo prima, cioè questo lavoro di scouting potrebbe essere sicuramente risolutivo. Quindi queste le due indicazioni principali, con un occhio particolare alla radiofonia, perché il primo approccio che si ha con la musica, e questo riguarda tutti noi, è la radiofonia. Intanto perché è un ascolto semplice da raggiungere, chiunque ha una radio in casa, chiunque ha una radio in automobile, chiunque può raggiungere la radio e non costa nulla. E quindi vuol dire che è un approccio che si fa fin dall'infanzia, diciamo, non parliamo poi dall'adolescenza, però si sceglie poco nella radiofonia perché si è passivi. Almeno una volta, quando nacquero le emittenti private, c'era la famosa canzone a richiesta, ora è quasi scomparsa e quindi nemmeno si richiede più, si subisce quello che loro scelgono. E qualche volta è musica industriale quella che si ascolta di più, musica scelta dagli uomini del marketing e non dai creativi, eppure questo non va bene. Allora ecco, questa radiofonia deve essere altro. Deve essere un po' autonoma e indipendente dalle major, dalle grandi case discografiche, o di quello che rimane delle grandi case discografiche, perché anche loro non se la passano bene, e mettere davanti a un microfono o davanti alla responsabilità di un programma persone competenti. Io credo che questo della radiofonia, unitamente all'attenzione dello scouting e al rispetto per altri generi musicali fin qui trascurati, possa dare dei contributi alla proseguo di questa rassegna così importante, così nel cuore di tutti noi, che ci sopravviverà sicuramente,
e che deve guardare anche tutto quello che gira intorno alla musica, come diceva una canzone famosa. E la strada è esattamente questa, di non perdere di vista laddove battono i fermenti. Qualche volta battono anche a Sanremo, ma guardarsi intorno non fa mai male.